Ciao bellezze, ciao ragazzi, oggi nuovo video di parole, scusate ma non riesco a farlo in modo diverso, sulle mie sciarpe, tutte le mie sciarpe, quelle sottili e poi quelle per questi periodi autunnali, invernali, che io adoro, io amo le sciarpe, ne comprerei 50.000 ogni giorno. Iniziamo da quelle più sottili. Allora, una sottile è questa qua, l'ho presa con mia madre un sacco di tempo fa, lei ce l'ha bianca. Sicuramente ce l'avrete anche voi, almeno credo. È fatta così, blu, con questi disegni. È fatta un po' a triangolo, vedete? Spero si veda bene. Scusate la poca luce, ma qui c'è un sacco di nuvole nel cielo. Ci sono un sacco di nuvole. È fatta appunto a triangolo. Si mette così, vedete? Perché si tiene qua da una parte e poi si deve mettere così e c'è il triangolo e poi si gira. Me la metto così. Vi farò una foto magari con quelle che metto di più, quelle che mi piacciono di più, eccetera. Vedete come si mette? Lo sapete sicuramente, si mette con questa qui in mezzo con tutti i disegni e poi con questi due filetti qua. Blu e rosso, non so se va bene, comunque ne ho tante blu e tante rosse. Questa qui la metto molto, l'ho messa molto gli altri anni. Molto morbida. Poi, con quelle più sottili sono... queste. Allora, ho questo porta sciarpe dell'IKEA, io compro tutto da IKEA, vedete questo fatto così che si può appendere all'armadio, e no, questa qui leopardata che non l'ho praticamente mai messa, presa dai cinesi, bianca questa qui, alcune non mi ricordo neanche da dove arrivano, questa qua vecchissima che l'ho presa ad Alba quando vivevo con mia madre con i fiori piccolissimi, un'altra leopardata qua fucsia, mi piace il leopardato ma non riesco mai a indossarlo, questa qui super sottile rosa con le stelle, poi c'è questa kefia qua che mia madre me l'ha anche presa, ovviamente non sono di marca, non sono kefie vere eccetera, poi c'è questa qui che mi ha regalato mia nonna, un rosa pesca fucsia, ne avevo anche una rosa salmone ma si era rovinata, questa qui dell'OVS l'anno scorso o due anni fa con i cuori, poi sempre con i pois, quella con i cuori ve la faccio vedere meglio. E poi c'è questa qui con le stelle americane, con la bandiera americana. Quindi praticamente queste sono le sciarpe sottili. Credo di non averne dimenticata nessuna. Quella blu ve l'ho fatta vedere. Poi c'ho anche quella bianca che metto sempre. E poi ho anche quella di con i pois, che vi lascerò una foto, ma l'avrete già vista nei miei outfit anche il Natale passato. Iniziamo con quelle stravecchie, ma invernali. Allora... qui devo metterle proprio a posto perché c'è un casino pazzesco. Allora, vi faccio un veloce video random perché se no parlo troppo. Sciarpa nera pashmina, questa qui con le balze rossa e nera, bellissima col pizzo, elegante. Beige vecchissima, io amo questa sciarpa, veramente stupenda, morbidissima, si possono fare un sacco di giri perché è lunghissima. È un beige, un colore stupendo anche sul rosso. Così, con i brillantini, questa qui è regalata da un'amica di famiglia marrone e grigia, non mi piace molto, perché è un colore un po' scuro, comunque cercherò di metterla. Poi mia nonna, la madre di mio padre, mi ha fatto questa sciarpa qui, l'ha fatta anche mio marito, fatta a mano di lana ovviamente. Poi, questa qui ve l'ho già fatta vedere, rossa e nera. Poi ho preso questa sciarpa qui, scusate, blu con i fiori ad asti, qui comunque... nei paesini piemontesi, astigiani, blu, mi sembra che l'abbia presa nera, insieme abbiamo preso questa sciarpa, e poi ce n'è una stravecchia, che ho anche un cappello uguale, sempre dello stesso colore, ed è questa qui, con le frange rossa spessissima, per dicembre va bene, anche sulla mia maglia, va benissimo, vedete, questa qui azzurra, Enrico Covari, cosa c'è scritto? Luciano Soprani, di mia madre, non la mette più, mi dà un po' anche fastidio, quasi tutte con le frange, questa qui mi piace tantissimo, elegantissima, su una giacca nera o una giacca bianca mi piace, questa qui la adoro, beige, poi cosa c'è? Basta, come sciarpe invernali queste qui, questa qua rossa che sembra quasi arancione mi dà fastidio, mi gratta tutta il collo, quindi poche sciarpe le metto perché mi grattano il collo. Questa qui mi piace, sì, ma mi gratta il collo. Quella di mia nonna, questa qui, quasi arancione, l'ha fatta bene. È un colore un po' quasi arancione, come ho detto prima. Con i fili tirati, mi gratta tutta, quindi mi dà un pochino fastidio. Nonna, mi dispiace. Però fatta a mano va bene. Questa qui la amo, l'ho già detto in tutte le lingue.
un altro complement Ikea, questo qua, e poi ne ho comprata una che è questa qui. L'ho comprata oggi, il 27 di settembre, 28 forse, non lo so, c'è una festa qua, ultimo giorno nel mio paese. Questa qui con i cuori, con le frange, vanno di moda le frange, io nelle sciarpe compro le frange, non in altri complementi, in altri capi d'abbigliamento. Grigia, un po', non lo so, un po' un colore strano il grigio, però c'era questo colore bordeaux, marrone, amaranto, poi c'erano i cuori, quindi l'ho comprata, 10 euro. In una bancarella qui nel paese dove vivo, che c'è il mercato, ed è abbastanza spessa, mi piace, anche come scialle. Come scialli, se si dice così, ne ho due o tre, che sono di mia nonna, cioè erano di mia nonna, quella che non c'è più, vedete? Fosse stata, vabbè, adesso l'ho piegata male, però può anche far da scialle, su questa maglia secondo me va anche bene. Io ho poche maglie in tinta unita e anche poche sciarpe per questo periodo invernale e autunnale che sono in tinta unita, anche perché quando vedo le sciarpe tipo questa qui di oggi con le stampe a cuori, con i fiori, con dei disegni arabi o indiani, invece di pensare mi serve qualcosa in tinta unita, compro quelle con le stampe e quindi ho le sciarpe, tantissime sciarpe, però non in tinta unita. Ne ho forse, a parte quella bianca che metto ultimamente perché è ancora autunno, invernali ne ho due o tre in tinta unita, beige, una rossa, una nera, marrone e basta. Quindi, amo le sciarpe, ve le faccio vedere velocemente di nuovo. Voilà, batteria scarica, ho fatto 20.000 vlog, 20.000 video. Questa qui è in tinta unita, poi questa qui è già rossa e nera, non è in tinta unita. Questa qui ha i fili tirati con dei mega fioroni, vedete che ci sono i fiori. Nera la pashmina invernale, questa qui nera, questa qui rossa mi gratta tutta, quasi arancione. Poi c'è quella marrone che non mi piace neanche poi tanto, il paraorecchie che non c'entra niente ma l'ho messo insieme alle sciarpe. Questa qui rossa invernale, con le righe ho anche un cappello uguale. Azzurra non è proprio in tinta unita, c'ha le righe perché è di tre tonalità di azzurro. Poi vabbè, queste qua non sono in tinta unita ma non sono neanche invernali. Vedete, ho questa qui che è sottile, questa qui l'ho comprata oggi e non è in tinta unita. Ho quella blu che vi ho fatto vedere prima che è in tinta unita e la metto spesso, l'ho messa anche l'anno scorso. Ho quella bianca che vi ho fatto vedere in altri vlog, in altri outfit, ma ne ho poche in tinta unita. Scusate il letto, il copripiumino arancione con un sacco di colori, vabbè. Mi servono delle sciarpe e delle maglie in tinta unita. Video finito perché parlo troppo. Al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Ciao! Che bella sta collana.